Lunedì sera sembrava una vera e propria prima scaligera, assessori e consiglieri tirati a lucido come nelle grandi occasioni, pubblico che gremiva i pochi spazi a disposizione, persino la prima protesta per la casa dell'era Brignolo si è consumata tra gli sguardi dei molti presenti. Gli ingredienti c'erano tutti per una serata al Fulmicotone, così è stato. 5 assessori sono stati insediati, per gli altri 4 bisognerà attendere la variazione dello statuto che avverrà nelle prossime sedute. Ma dietro l'angolo incombe l'approvazione del bilancio preventivo, che dovrà vedere la luce entro fine giugno. Per lo statuto potrebbero essere necessari tempi più lunghi. Ma la minoranza cosa ne pensa di questa prima puntata? Come vede l'allargamento della giunta da 8 a 9 assessori? È vero che la maggioranza ha ottenuto erroneamente 2 seggi in più e che ora al TAR dovrà pronunciarsi in merito? Mi sembra che nasca non sotto i migliori auspici, nel senso che è un consiglio che probabilmente delibererà delle cose che potranno essere impugnate, perché sappiamo che c'è un ricorso della Lega, peraltro sembra anche fondato sulla attribuzione dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Ma ci sono una serie di impegni che il sindaco ha assunto e nei nostri confronti e nei confronti degli astigiani più in generale. Durante la campagna elettorale abbiamo voluto subito richiamarlo a questi impegni sulla questione che riguarda il lavoro, l'emergenza abitativa, ma poi anche emergenze antiche di Asti. Sicuramente l'impressione mia è stata quella di vedere un po' un microcosmo romano, insomma, mi è sembrato di vedere, di sentire i soliti discorsi un po' noiosi, una certa retorica che forse andrebbe un pochino migliorata, cambiata direi in tutti i sensi. Presenteremo martedì appunto una mozione al riguardo, nella quale decisamente non siamo d'accordo, crediamo che 6 assessori siano più che sufficienti insomma, per la città di Asti possano andare più che bene. No, io Grillo non l'ho mai più visto da quella serata che ho visto per la prima volta del 1° maggio sotto il diluvio, non ho niente a che vedere, cioè non ho indicazioni da Grillo. Piena di ipocrisia, dove bene o male la minoranza ha presentato niente e soprattutto niente sui temi che erano il suo cavallo di battaglia durante le elezioni, compreso il lavoro. Ecco, come giudica la richiesta di passare da 8 a 9 gli assessori, il numero degli assessori? Aggiungi un posto a tavola che c'è un assessore in più e così almeno il disaccordo non c'è più.